Buongiorno, siamo con Claudio Fava, autore del libro Il giuramento. Volevamo chiederle perché tra quei 12 che si sono opposti ha scelto proprio la figura di Mario Carrara? Ma perché forse è il meno eroe di tutti nel, diciamo, nel personaggio, nel tipo di vita, abitudini, pigrizie. Mi piaceva immaginare un uomo noioso, apparentemente distratto, al quale improvvisamente la vita presenta il conto sotto forma di questa richiesta di giuramento di fedeltà a Mussolini, ed è come se questa richiesta avesse spalancato una finestra su tutta la sua vita, fatta di piccole abitudini, di riti, di liturgie, che improvvisamente sente come insopportabile, come tornare a nascere senza alcuna ansia di eroismo, ma soltanto per il gusto di cominciare a vivere. E poi in realtà io non lo nomino proprio perché mi sono voluto sentire libero di ispirarmi a una figura che ne raccogliesse dentro tante, tutti i 12 che non giurarono. Perché ha deciso di trattare il tema della guerra, soprattutto questo periodo, piuttosto che altro? Il tema del fascismo, la guerra è ancora lontana nel 1931, il fascismo inteso come una perdita di consapevolezza, conformismo, rassegnazione all'idea che il più forte debba essere sempre quello che prevale, e perdita anche della dignità. Io credo che sia una malattia endemica di tanti paesi, non soltanto del nostro, e che si manifesta in tanti modi. Qui viviamo in una terra, in un tempo in cui la sfida alla criminalità organizzata è molto violenta, molto forte, molto umiliante, molto diretta. Ribellarsi alle mafie vuol dire riprendersi il diritto ai propri diritti. Credo che in questo senso il rischio di trovarci di fronte a forme di fascismi sotto mentite spoglie è un rischio al quale dobbiamo essere preparati, anche adesso che sembra che sia soltanto una lontana pagina di storia. Prima mi è sorta una curiosità, lei ha parlato di modelli, qual è invece il suo? Ma sai, non ho un modello, in realtà faccio il giornalista da tantissimi anni, ho provato a lavorare su uno stile non più da giornalista, ma che diventi sempre più legato alle storie che vuoi raccontare, non alle cronache che vuoi descrivere. Penso che ti nutri di tanto, di tutto quello che leggi, di alcuni autori che apprezzi particolarmente, ma io non credo che se fai questo mestiere devi avere un modello, perché finisce per essere una cosa un po' stretta, come un abito di sartoria che ogni tanto vorresti poterti togliere per camminare più comodo. Infine volevo chiederle se in questi giorni ha pensato a un messaggio particolare da lasciare ai ragazzi con questo libro. Il piacere del dubbio. Il giuramento è una cosa assolutamente contraria al piacere della ricerca del dubbio. Il giuramento va, come dire, riservato a cose belle. Si giura amore, si giurano amicizie, la forza dei sentimenti. Giurare fedeltà al capo di un governo è una cosa tristissima, qualunque sia il governo.